giustamente adesso sono arrivato a un punto che sto avvelenato, perché quello che sto subendo non me lo merito, perché io ripeto, ho 44 anni e ho lavorato 35, con tutto che facevo già dialisi dal 90. Mi trovo in questa situazione, non chiedo chissà che, chiedo solo stabilità. Fabrizio Cerro, invalido, è rimasto disoccupato con una moglie e tre figli piccoli. Il primogenito di 8 anni, la femmina di 6 e l'ultimo arrivato di appena 7 mesi. Vive qui in 45 metri quadri, con la sua famiglia all'Infernetto, in uno di quei residence che il comune di Roma affidava in gestione alle cooperative sociali. Tra queste, molte sono finite travolte dalla bufera di Mafia Capitale. E abbiamo dovuto a spese nostre comprare un letto a castello, perché è normale, come fai? Qui ci dorme Damiano Ginevra e ogni tanto, perché è ancora piccolo, Daniele. E di là, e noi dormiamo qua, questo si allunga, vedi? E sotto esce l'altro letto e io e mia moglie dormiamo qua. Il Campidoglio però ha deciso mesi fa di chiudere i residence, i cosiddetti CAT, ovvero i centri di assistenza alloggiativa temporanea, perché costavano troppo, circa 40 milioni di euro annui, e alcuni sono stati trasformati in centri di accoglienza per gli immigrati. Ci hanno messo nemmeno una settimana a sgombrare tutte le famiglie che stavano lì e ci hanno messo i profughi, 80 profughi in manco una settimana. Non ho capito perché noi passiamo sempre in secondo piano. Fabrizio, dopo aver cambiato casa diverse volte, un mese fa ha ricevuto un'altra lettera di trasferimento obbligatorio. E a partire dal 1 settembre 2015 dobbiamo lasciare l'appartamento. Manca poco a quel giorno e il comune di Roma ancora non ha trovato un'altra sistemazione per la famiglia Cerro. Fabrizio però non ne può più di cambiare casa. Chissà che dove mandano, in quale posto. Ha paura, soprattutto per suo figlio Damiano, che come rilevato dai medici, a causa dei repentini cambi di residenza, ha sviluppato diversi disturbi che incidono negativamente nel suo inserimento sociale. Un nuovo trasferimento non potrà che peggiorare ultimamente la situazione. E io questo non lo voglio permettere. Un giorno Fabrizio, di ritorno a casa, ha trovato questa lettera scritta da suo figlio. La famiglia di Fabrizio Cerro è incasinata, la gente cattiva non vuole dargli una casa fissa. Ci vediamo al prossimo giornale. Non ti voglio far piangere.